con un lavoro storico, quattro potenti interventisti, Angelo Riviello, George W. Bush, il fumo uccide, lavoro storico, stampa fotografica, still life, quattro opere grafiche, George W. Bush, il fumo uccide, datato 2002-2006, Tony Blair, Caravan Petrol, concettualizzandolo nell'ambito di quello che è un artista virtualmente interconnesso e quindi dovunque e comunque, pur dal salotto di casa sua, in quanto operativo all'interno di un globo interconnesso, di un globo interconnesso dove l'artista stesso è un nodo mediatico sul quale si riflettono eventi e suggestioni che dai mezzi di comunicazione di massa esgucciano all'interno della sua ricerca interiore, chiamandolo a prendere una posizione. Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti ed ictus. Tony Blair, il laburista, ai ai quanto mi ricorda il nostro premier Matteo Renzi. Quattro pacchetti di Camel, come quelle che si trovano in un qualsiasi tabacchino. Aznar. In questo pacchetto di sigarette non si trovano le sigarette, ma quello che fa realmente e arreca veramente danno alla salute è la politica globale. Il premier spagnolo amico di Silvio Berlusconi, anche se a dirla tutta faccio fatica a trovare un politico dell'epoca non amico di Silvio Berlusconi. Lo stesso George W. Bush adesso si dà la pittura e tra i suoi ritratti c'è anche un ritratto di Silvio Berlusconi. In ciascuno di questi pacchetti di sigarette si trova un'immagine di un noto politico dell'epoca. L'attacco che Angelo Riviello rivolge ai politici dell'epoca è un attacco critico verso un pensiero unico globale che dopo il crollo delle Twin Towers, senza se e senza ma, decideva di intervenire militarmente prima in Afghanistan e poi in Iraq, tra le legittime contestazioni del popolo no global, quello che qualcuno etichettava storicamente come popolo di Seattle. All'interno di questi pacchetti di sigarette chi troviamo? Silvio Berlusconi, Tony Blair e George W. Bush. E qua c'è il nostro Silvio nazionale, accompagnato dalla didascalia «Proteggi i bambini, non fare loro respirare il tuo fumo». Proteggi i bambini, non fargli respirare la fumosità berlusconiana, quella che poi ha creato l'effetto collaterale Matteo Renzi. Riassumendo, il lavoro è datato 2002-2006, semioticamente coniuga il divieto del fumo nei luoghi pubblici, e quindi la storica sentenza legata proprio ai danni comprovati creati dalle multinazionali, lega questo a quello che la politica globale e il pensiero unico determinato dal mercato del petrolio stava materializzando e ha materializzato dal punto di vista geopolitico le nostre sigarette che siamo costretti a fumare passivamente attraverso l'imposizione politica e mediatica, prima mediatica poi politica, prima politica e poi mediatica, il mercato su tutto. Quello che stiamo subendo in questo momento storico è figlio di una classe politica dirigente supina ai movimenti ciclici
del mercato, estremamente attaccata ai propri interessi di classe, più di una corsa ad uno scopo.